Ciao ragazze e ragazzi, oggi volevo parlarvi dei collant con la riga dietro, che secondo me sono molto femminili e molto sensuali. Tantissimi blogger e youtuber dicono che i collant con la riga è fuori moda e non si indossano più. Invece, secondo me, lo è e lo sarà per sempre. Infatti, tantissime case produttrici di calze hanno cominciato a riprodurli. E quindi adesso si trovano facilmente un po' dappertutto. L'unica cosa che dobbiamo fare è attenzione quando le indossiamo in modo che la riga resta dritta sui piedi, quindi sulle gambe, quindi che non resta storta. Però nello stesso tempo volevo mostrarvi un outfit che va benissimo per questi giorni di festa per andare a trovare i parenti, amici. È un vestitino in maglia con dei filetti argento che gli dà un tocco di festa è molto comodo, quindi si può anche mangiare perché non si nota subito la pancia. Allora, ho abbinato una collana molto importante visto che è festa. Se mettete una collana importante, ragazze, mi raccomando, non esagerate con gli altri accessori. Magari mettete solo un orecchino, un punto luce, un orologio, un anello e basta così. Non dobbiamo esagerare mai, a maggior ragione, donne over 40. Gli accessori sono limitati. Come diceva Coco Chanel, prima di uscire da casa, guardati nello specchio e levati un accessorio. E ci aveva ragione. E quindi questo è il mio outfit che indosserò forse il 24 di sera o anche il 25 per il pranzo. I décolleté sono sempre quelli altissimi, le blade con tacco 13, che a me non mi creano problemi. Invece sopra metterò una pellicetta, lo so gli animalisti adesso mi odieranno, però ce l'ho già e quindi indosserò questa pellicetta che è un po' elegante, a maniche tre quarti. È la mia borsetta preferita. E quindi questo è il mio outfit per il 25 o il 24 di sera. Spero che vi piace, ragazzi, se è così mettetemi un like e seguitemi, iscrivetevi al mio canale. Un bacio e buone feste a tutti!